Buongiorno a tutti, come ha detto Laura sono Nicolò, io sono di Verona, qui vicino, e oggi volevo parlarvi di quali sono le potenzialità di una local page collegata al business profile, in sostanza quello che è il mio lavoro di tutti i giorni, una piccola guida al local marketing. Intanto, definizioni, che cos'è il local marketing? Il local marketing è un insieme di tutte le strategie, sia online che offline, che servono a migliorare le vendite della nostra attività locale, qualsiasi essa sia. Non importa che sia un panificio, che sia un hotel, che sia una catena di negozi. Local lo possiamo sempre fare, anche a livelli molto alti. Bisogna introdurre il concetto di omnicanalità. Con l'avvento del digitale, questa parola è diventata sempre più importante, sempre più fondamentale. Cosa significa? Che come parlo online, devo parlare anche offline. Devo avere una strategia digitale integrata che coniughi tutta la mia comunicazione. Perché? Perché questo approccio mi fa aumentare la fidelizzazione, ottimizza la mia customer journey e diversifica le mie strategie di marketing. Ovviamente, parlando di customer journey, non possiamo non parlare del messy middle. Chi è che lo conosce? Ah, pochi. Ma messy middle è una teoria di Google per la quale per il viaggio dell'utente, per la customer journey, ok? Cosa succede? Io faccio pubblicità, quindi ho un'esposizione, attivo il mio utente che viene a conoscenza di me e l'utente entra in una fase di esplorazione e valutazione potenzialmente infinita. Lì in mezzo devono esserci tutti i touch point possibili, perché così mi aumento le possibilità di vendita. A un certo punto l'utente si decide e acquista finalmente. Pensate a voi, quando dovete andare in un negozio, cosa fate? Cercate gli orari, cercate le indicazioni stradali, cercate se ci sono i tempi d'attesa, cercate che cosa vende questo negozio. Non siete i soli, perché il 50% delle persone lo fa. Inoltre, le ricerche di tipo qualcosa vicino a me sono in aumento. Ristorante vicino a me, panificio vicino a me, ok? Andare a intercettare questo tipo di ricerche è un vantaggio competitivo abbastanza importante. Quindi, quali sono le possibilità? Utilizzare Google Business Profile, che era l'ex My Business, fare una local page sul sito e fare SEO a livello locale, monitorare i dati per capire se sto andando nella direzione giusta, posso fare anche advertising con intento locale, e poi c'è Google Suite, che è una cosa che vi spiego alla fine. Google Business Profile, che cos'è? Questa roba qua. Io faccio una ricerca su internet, su Google, per l'Italia chiaramente, e col nome del negozio secco mi appare questa schedina qua in fianco alle SERP, in fianco ai risultati di ricerca. Come è composto? Ah, il nome dell'attività, una categoria, le recensioni e poi tutte le altre informazioni. I fattori più importanti di ranking di questa scheda, perché questa scheda si posiziona, è già parte di SEO, sono il nome e la categoria. Nel nome io posso inserire anche una parola chiave, è consentito. Quindi qui per fare un lavoro migliore potrebbe essere Perry Store Profumeria di Senzano del Garda. Questa è una profumeria. E lo vedete qua? Ok. Questa è la versione di desktop e questa è la versione mobile. Queste qui invece sono gli orari punta, quello che vi dicevo prima. Questa è una cosa che non possiamo scegliere noi, ma è Google che decide se mostrarla o no, in base a quanta gente arriva al negozio. E da mobile cambia abbastanza la scheda. Ora è nera perché io ho lo schermo di cellulare nero. Okay. È più potente perché qui posso già chiamare, attivare il navigatore, condividere, andare a vedere il sito web. Okay. Le schede di Google Business Profile non sono uguali per tutti. Hanno, in base alla categoria che io scelgo, sono differenti. Di base è così. La maggior parte delle schede sono fatte così. Ma sui ristoranti e sugli hotel cambiano. Sugli hotel addirittura mi si apre la possibilità di prenotare sui vari portali in automatico. Nei ristoranti ho questo modulo qua, che in realtà però deve essere agganciato a un sistema di prenotazione terzo, tipo The Fork. Come si fa a gestire in maniera ottimizzata questa scheda? Tanto è fondamentale per un'attività locale. È uno dei primi touch point che abbiamo e le cose più importanti da curare sono gli orari, l'indirizzo, il numero di telefono. Se io metto gli orari sbagliati, il cliente arriva, trova il negozio chiuso e c'è scritto che è aperto, automatico che parte una recensione a una stella. Va proprio assicurato.
le recensioni, posso mettere le fotografie, posso anche mettere domande e risposte. Queste qui, in teoria, sono fatte per gli utenti. In realtà possiamo farcele anche da soli. Ci possiamo fare la domanda e rispondere alla Marzullo per creare una sorta di FAQ prima che la gente entra nel nostro sito. Dove appare la scheda? Appare nel local pack, faccio una ricerca, tipo dentista Pescantino, Pescantino è un paese qui vicino, ne appaiono tre, quelle che secondo Google sono le più consone a quello che sono io, in base al mio profilo. E appare anche all'interno della ricerca, vedete la stessa ricerca, mi sono spostato solo in Google Maps. Qui cambia, vabbè, ci sono anche le sponsorizzate e ne vedo molte di più insieme anche alle varie posizioni. Come la gestisco? Devo gestire, anzi, come vado a gestire la scheda oltre a quello che vi ho già detto? Con le recensioni le devo gestire, bisogna rispondere alle recensioni, è fondamentale. E ricordatevi che non state rispondendo alla persona che ha scritto la recensione, state rispondendo a tutto il mondo. Quindi è un'occasione per mostrarvi capaci anche nelle difficoltà o anche nelle recensioni positive, perché va risposto a tutte. Cosa posso fare inoltre? Posso fare i post. Funziona un po' come un social. Okay. Sono di tre tipi, aggiornamento, offerta, evento. Hanno delle piccole differenze, soprattutto offerta che è a scadenza. Però i post restano in ricerca di Google fino a 6 mesi. Se io sono costante, questa cosa qui mi porta a un vantaggio non indifferente. Poi è possibile inserire i prodotti. C'è un editor che me li fa inserire. Questo è un esempio di un'azienda che effettivamente produce questi tranciati di marmo. Questo invece è un dentista. Io ho inserito i servizi dentista all'interno dei prodotti. È un po' forzato, ma te lo permette. Cioè, se non te lo fa fare, semplicemente non tu gli aggiungi, ti dice no, non lo puoi fare. Qui me l'ho fatto fare, quindi è una cosa in più che non fa mai male. Quindi, ricapitolando, come gestiamo il Google Business Profile? Rispondendo alle recensioni, creando i post e mantenendo gli orari, tutti i dati aggiornati, perché a volte Google me li sovrascrive a caso. Se noi facciamo queste cose, aumentiamo di molto il traffico e di conseguenza le conversioni all'interno della nostra attività. Ci sono, oltre a Google Business Profile, ci sono altri sistemi local, solo che in Italia sono veramente marginali come percentuale. C'è quello di Bing Places, che ha la peculiarità di tirarsi dentro i dati da Google Business Profile. Quindi io mi loggo, mi dice qual è la tua attività su Google, questa qui, tiro dentro i dati e finito. C'è quello di Apple Maps, Apple Business Register, devi avere un account Apple e compili la scheda. OpenStreetMap, che è il progetto open source. Here, Waze, in realtà Waze è stato, il team di Waze è stato accorpato in quello di Google Maps da quest'estate, quindi non so che fine farà. TripAdvisor per la ristorazione va ancora, ma in realtà sta perdendo quote. E Foursquare, che serve principalmente per far apparire il tuo puntino direttamente in WhatsApp. Lo fai per quello. Local page, che cos'è? Allora, per potenziare il lavoro della scheda, occorre avere sul nostro sito una pagina che parli del nostro negozio, del nostro punto vendita. Può essere una pagina web integrata nel sito, integrata nel e-commerce o completamente slegata. Oppure posso anche creare uno store locator per catene di negozi. Perché averla? Perché può lavorare in sinergia col business profile e aumentare di molto le possibilità a livello di ricerca organica. Che cosa devo inserirci dentro? Fotografie, video del negozio, gli orari, i recapiti, magari con i link, quindi il numero di telefono, adesso qui si vede piccolino, numero di telefono, numero WhatsApp, l'indirizzo, tutto cliccabile in modo che l'utente non debba fare fatica per usarle queste informazioni. Scrivo che cosa trovano nei dintorni, magari sono vicino a Piazza San Zeno, sono vicino al centro del paese, sono vicino alla chiesa, ok? Le indicazioni per arrivare in auto o coi mezzi, la fermata del 21 è a 100 metri, con l'auto esci dalla tangenziale, giri a sinistra, arrivi da me. Okay.
cose che aiutino l'utente, siano utili per l'utente a livello geografico sostanzialmente. I servizi o i prodotti che offro, vedete qui tutte le cose che può fare questo dentista, e se lo ritenete necessario, inserire anche multilingua. Penso a attività sul Lago di Garda, dove il turismo è principalmente tedesco, potrebbe aver senso fare la pagina sia in italiano che in tedesco. E se possiamo, inseriamo anche i prodotti che abbiamo disponibili in negozio. Possiamo inserire anche le recensioni. Queste sono proprio le recensioni del profilo di Google, inserite nel sito. E sempre parlando di touch point, addirittura qui, cosa scrivi? Anzi, qui sotto, scusate. E andiamo a chiedere le recensioni e facendo domande per aiutare le persone a scriverla meglio, okay? Perché da zero è sempre un po' difficile scrivere. Se io aiuto l'utente con qualche domanda, è più probabile che mi rilasci una recensione. Attenzione però alla direttiva Omnibus, è in vigore da quest'estate. Sostanzialmente, per quanto riguarda le recensioni, dice non puoi più filtrarle, quindi se hai preso una stella la devi lasciare lì. E l'unica cosa che puoi fare è metterle in ordine cronologico. Fine. Quindi, ancora di più importante, rispondere a queste recensioni. Come dicevo prima, le recensioni vanno chieste, assolutamente, sia nel sito, sia anche nel punto vendita. Da Google Business Profile io posso avere un link che mi porta direttamente a queste schermate qui. Normalmente, se sono molto fortunato, un'attività grande, mi porta una scheda più completa. Anche qui vedete com'è guidata. Da quel link lì io posso generare un QR code e lo posso inserire ovunque, sullo scontrino, in negozio, sulla tabella degli orari, lasciaci una recensione col QR code. Tutto quello che mi viene in mente lo faccio. Sono touch point ulteriori che mi devo creare, perché ogni possibilità non deve essere persa. Dopo ovviamente va a livello SEO, cosa devo fare? Devo fare dei testi che siano SEO friendly, okay, SEO oriented, e utilizzare correttamente gli heading e fare tutte le cose normali della SEO, tag title, description, velocità del sito e tutte queste cose qui. Inoltre, fondamentale, schema.org, ne ha parlato stamattina Enrico mi pare. E nella local page, non in tutto il sito ma solo nella specifica pagina, dobbiamo inserire il rich snippet di tipo local business. Ha una pletora di sottotipi, scelgo quello che è più vicino alla mia attività o quello dell'attività se c'è, compiliamo tutti quanti i campi, ma importantissimo mettere il tag SMAP con il link del profilo Google Business Profile con il CID. Che cos'è? È un codice della scheda, e ci sono vari strumenti anche su Chrome che mi aiutano a trovarlo, va inserito così. Se io lo inserisco con SMAP, Google Business Profile e la mia local page diventano un'entità unica per Google. Questa cosa qui fa esplodere le possibilità a livello SEO. Dopo cosa devo fare? Devo monitorare i dati per capire come sta andando, se posso migliorare, oppure se ho sbagliato strada, perché può succedere anche questo. Google Business Profile ha un suo sistema di analisi abbastanza semplice. Cosa mi dice sostanzialmente? Il numero di visite, di interazioni che ho avuto col pubblico, e le chiavi di ricerca per cui la gente ha visualizzato la mia scheda, e le chiamate, il numero di chiamate, proprio clic sul tasto chiama, i messaggi che mi arrivano, le prenotazioni, chiaramente se le ho attive, le indicazioni stradali e clic sul sito web. Se io inserisco il link del sito web nella scheda di Google con le UTM, questa informazione mi ritorna anche dentro a Google Analytics. Okay? Non so se si veda, ma qui ho sorgente mezzo, GBP, Google Business Profile. Okay? Così ho tutti i dati in una parte sola. Oppure, se siete più bravi ancora, utilizzate BigQuery, vi fate una bella schermata in Looker Studio, e così i dati ve li mettete giù come volete voi e magari diventano anche più semplici da leggere, da vedere anche al cliente. Inoltre, cosa posso fare? Posso fare local advertising. Io posso fare advertising, ho un e-commerce, okay? Facciamo un esempio, e sto facendo campagne a livello Italia, però anche di punti vendita. Uno non esclude l'altro. Io posso fare campagne per mio e-commerce puro,
e campagne con raggio magari 20 km per far entrare gente nel mio negozio che vende magari le stesse cose dell'e-commerce, però di solito un negozio è più potente, cioè se io ho un e-commerce e due negozi, l'80% del fatturato li fanno i due negozi e il 20% e-commerce. Di solito è dopo, ogni caso la sua. Ovviamente l'obiettivo delle campagne è cos'è? Il direct to store, portare la gente al negozio, non vendere sull'e-commerce. Principalmente si può fare in due maniere, con Google o con Meta, con Facebook. Google Ads ha vari formati, sostanzialmente tutto quanto quello local è stato inglobato nelle PMAX, purtroppo. E devo avere per forza una pagina di un sito, una landing page per far atterrare campagne, e però come estensione posso mettere il profilo di Google, il local, il Google Business Profile. Mentre con Meta posso non avere una pagina del sito, io vi consiglio sempre di farla comunque. Si gestisce da un pannello di controllo dal business manager che gestisce le campagne sia di Facebook che di Instagram, che su WhatsApp, che su Messenger, insomma tutto l'ecosistema Meta. Al posto di andare a chiave di ricerca, si basa sugli interessi, sul mio profilo che ho nei vari social, e ha un machine learning molto potente e a livello local io lo considero migliore perché costa meno ed è un po' più efficace. L'ultima cosa, Google Swiss, che non è Google Svizzero, ma è questa roba qui, See What's in Store. Come funziona? Allora, devo avere un e-commerce e un CRM che riesce a parlare con l'e-commerce, che già lì non è facile. Avendo un CRM che dialoga con il mio e-commerce, mi posso creare il feed di prodotti presenti nel negozio, tirarlo dentro il Merchant Center e mostrare i miei prodotti all'interno del Google Business Profile, con tutte le categorie e tutto quanto. Vedete, questo è un esempio. Se io vado avanti, mi fa vedere che cosa, la foto, il titolo, il prezzo, se è disponibile o no in negozio, mi raccomando. E se ci clicco sopra, ho la descrizione e ho tre possibilità in questo caso. Quindi posso acquistare sull'e-commerce e farmelo consegnare a casa. Quindi come con un e-commerce normale. Posso acquistare sull'e-commerce e andarmelo a prendere in negozio, oppure io so che è disponibile quello che cerco, vado direttamente in negozio. Anzi, vi dico l'ultima cosa. E, a dirlo sembra facilissimo, sembra bellissimo. Integrarlo non è per niente facile. Quindi, ricapitoliamo. Cosa posso fare per migliorare il mio local marketing? Gestire bene la scheda di Google Business Profile. Crearmi e gestire la mia pagina locale e fare SEO sul mio sito. Monitorare i dati per capire dove sto andando e posso fare advertising con intento locale. Ricordatevi che il vostro competitor è a un click più in là. Grazie. Bene, non solo Nicolò ci ha tenuto sveglissimi, ma anche, insomma, è stato super chiaro, super nei tempi. Quindi abbiamo qualche minuto per delle domande. Quindi, ok, uno, due. Arrivo, con calma. Ciao, buongiorno Nicolò. Ciao. Volevo sapere questo, quando parli di local page, sì, all'interno della pagina del business profile c'è il link al sito normalmente dell'attività. Tu che cosa intendi per local page? Cioè che quel link deve essere dedicato a una pagina che tu hai costruito sul sito oppure sì, puoi semplicemente linkarla all'home page? No, per fare un lavoro proprio al top, diciamo, devi avere una pagina dedicata al punto vendita. Normalmente è più la pagina dei contatti per il Google Business Profile rispetto all'home page, perché ha più indicazioni geografiche, oppure crei nell'home page, integri indicazioni geografiche e tipo anche la mappa banalmente, e linki quella. Ciao, grazie innanzitutto per la presentazione. Volevo sapere su Google Swiss, siccome è legato al CRM di un eventuale e-commerce, comunque del negozio,
Rimane comunque collegato Google Mercat Center o è scollegato totalmente da esso, essendo dedicato all'ambito locale? No, è un altro feed che carichi in Merchant Center. Ok, quindi è sempre basato feed. Sul Merchant Center? Sì, 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 e lì prende i dati dal Merchant Center. Okay. E ti si attiva e ti abilita lui. Altre domande? Allora ne ho una io. La mia domanda è questa. Tu hai parlato di pubblicare post sulla Google Business Card. Sì. Che differenza c'è tra pubblicare dei post lì oppure pubblicare dei post sul tuo sito e collegarlo alla Business Card? In termini di posizionamento, di SEO, eccetera. Allora, i post sul Business Profile sono limitati, puoi mettere il titolo, una descrizione che non mi ricordo più quanti caratteri sono, mi pare circa 600, memoria, e un link, quindi è molto, è una foto sola, quindi è molto stretta la cosa, è più un post su Facebook che non fa un post blog, ok? Mentre sul mio sito io posso fare quello che voglio io, posso fare un post lungo 2000 parole, un super approfondimento su qualsiasi argomento inerente magari a mia attività. E quindi potrebbe essere una strategia collegare i due, cioè nel senso che fare utilizzare sì. I post del Google Card come, come dire, delle sorte di riassunti, ok, sì. Delle call to action e poi mettere il link tipo per approfondire. Sì, sì. Okay. Questa è un'idea. Sì, è sempre content marketing, che quella è una strategia che funziona molto bene, però funziona bene non solo a livello locale, funziona bene in qualsiasi contesto. Ok. Grazie, complimenti, molto grazie. Interessante. No, volevo chiedere, oltre al post dicevi che si poteva per esempio fare, mettere un evento e dicevi sì. Che durava 6 mesi, poi cosa consigli? Cioè io per esempio faccio un evento che avverrà fra un mese, poi è meglio toglierlo o lasciarlo perché... No, i post di tipo evento, sì, tipo evento. Ti danno la possibilità di mettere date, okay. Quindi finisce il, cosa ne abbiamo oggi, 18, WordCamp finisce il 18. Sì. Domani è sparito, cioè non rimane comunque. No, no, quelli di gli eventi. Gli eventi vengono completamente. Grazie. Sì. Abbiamo ancora tempo, credo, per una domanda. Grazie, approfitto anch'io già che ci sono. Sì. E, relativamente a Google Swiss, uh-huh. E, quindi come precisazione, il feed di Google Swiss è diverso dal feed. E product di schema.org prima hai parlato di schema.org sì, sì. Ci sono diversi modi di fare le schede sì. Uno dei sottotipi è il tipo product che alimenta poi Google Merchant okay. Sì, quindi sì. È uno schema diverso, è proprio un feed diverso no. È lo stesso? Praticamente è il feed del commerce, cioè sono gli stessi prodotti, lo stesso identico feed, però tu gli devi dire aggiunge una colonna che è la disponibilità in negozio, ma è lo stesso feed con un pezzettino in più. Ah, non ho detto, il formato preferito da Google per inserire schema.org nella local page è il JSON LD, se no poi ci sono altri due sistemi, ma è anche più semplice in realtà. Altre domande? Ancora io una al volo, allora ne approfitto, ne approfitto. Approfitto del microfono, wow. Tu dicevi rispetto a Swiss giusto? Di appunto che funziona collegato a un CRM. Ne hai qualcuno da suggerirci? Allora, quello che ho visto meno complicato a integrare, ma l'ho visto in realtà non ci ho messo le mani, è con Shopify, perché Shopify ti dà anche il registratore di cassa se vuoi. E okay. Quindi è già tutto l'ecosistema chiuso dentro lì e allora collegarli è più semplice. Anche con WooCommerce lo puoi fare, però veramente far parlare CRM con l'e-commerce è una cosa non proprio semplice. Cioè, è una bella funzionalità, ha una potenza cioè, da vedere, bellissimo, farlo poi comporta... E i prodotti che inserisci lì finiscono anche nel classico ricerca per prodotti?
nei risultati per prodotti o no? No, cioè non sono collegati? Cioè, sono quelli dello stesso feed, ma usi quello dell'e-commerce. Ah, ok. Direi un inizio di pomeriggio strepitoso, un applauso a Nicolò.